celebrato il 167° anniversario della Polizia di Stato. La cerimonia presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone ha visto la presenza del questore Leonardo Biagioli e del prefetto Ignazio Portelli, numerose autorità civili e religiose. Esserci sempre, il popolare hashtag della polizia ben identifica lo scopo dell'iniziativa, condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l'operato quotidiano del corpo. Il questore ha rivolto ai presenti un breve saluto e consegnato insieme al prefetto le onorificenze e le ricompense ai poliziotti che hanno portato a termine importanti attività operative nel corso degli anni. Toccante il momento quando è stato premiato un poliziotto speciale, il cane Enduro. È una circostanza e io mi metto da parte, do soltanto spazio alla nostra grande istituzione, la Polizia di Stato, che deve essere festeggiata oggi in modo esclusivo. Una macchina già ben rodata, cosa si aspetta dai suoi uomini? Dai miei uomini mi aspetto che proseguano offrendomi la massima collaborazione come hanno fatto con i miei precedenti colleghi e soprattutto continuare a lavorare per la cittadinanza con l'attività di Frosinone, della provincia di Frosinone, offrendo sempre i massimi risultati possibili come hanno fatto negli ultimi anni. La sicurezza ai cittadini si percepisce anche attraverso i risultati che abbiamo dato oggi, diciamo degli ottimi risultati, un calo significativo della delittuosità nella provincia, che è sicuramente frutto del nostro impegno quotidiano, dell'impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia che cooperano con noi in maniera coordinata e molto ben armoniosa. Sì, io penso che il miglior modo per festeggiare un'istituzione come la Polizia non è quella di mettersi in evidenza, di svolgere un ruolo da protagonisti, ma piuttosto di coinvolgere in questo festeggiamento tutto ciò che ci aiuta a ottenere i risultati che noi otteniamo quotidianamente. E esserci sempre effettivamente riassume in due parole quello che è il nostro spirito, la nostra missione, e naturalmente in tutto questo le famiglie hanno un ruolo molto significativo.